Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare con voi una breve carrellata dei miei libri del 2019, quindi le mie letture dell'anno scorso. Purtroppo mi sono resa conto di aver letto molto meno del solito, non ho letto tanti libri, ma la ragione è semplicissima, perché ho iniziato a lavorare, quindi il mio tempo si è drasticamente ridotto. Ho avuto molto molto meno tempo per fare tutte le cose che di solito io vorrei fare, quindi tutte le cose che mi piacciono, tra cui la lettura, hanno dovuto subire dei ridimensionamenti, perché quando si lavora comunque il tempo scarseggia. Però spero in questo 2020 di riuscire a leggere qualcosa di più, anche perché col lavoro mi sono organizzata un po' meglio a livello di orario e quindi spero di riuscire nel mio tempo libero a farci stare molte più cose, tra cui la lettura. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, perché i libri sono pochi, ma sono sicura che riuscirò a fare un video lungo lo stesso. Partiamo con il primo, che è Ally nella tempesta di Lucinda Riley e fa parte della saga delle sette sorelle. Questo è un libro che mi è piaciuto, ma devo dire che non mi ha entusiasmato tanto quanto il primo, perché il primo, che si intitola proprio Le sette sorelle, mi era piaciuto molto di più. Racconta la storia di Ally, che è un'altra delle sette sorelle, che va a cercare le sue origini fino in Norvegia. E scava nel suo passato in quella che è la storia dei suoi antenati che facevano parte del mondo della musica, quindi questa volta si parla di musica. È un libro che, come il primo, è abbastanza scorrevole, è anche abbastanza avvincente in alcuni tratti e in altri invece l'ho trovato un po' lento. Quindi sinceramente mi è piaciuto molto meno del primo, però siccome in casa ho anche gli altri della saga, ho intenzione comunque di leggerli e di terminare questa saga perché devo dire che nonostante tutto mi ha abbastanza incuriosita. Questi sono libri molto leggeri, molto scorrevoli, libri da spiaggia, sicuramente non sono libri impegnati, però vanno benissimo se volete semplicemente rilassarvi. Perché io sono dell'idea che la lettura non deve essere per forza impegnata, non bisogna leggere per forza delle cose di spessore, si possono leggere anche delle cose molto leggere, secondo me si può tranquillamente anche leggere un Harmony se vogliamo, perché deve essere un momento di relax, un momento in cui comunque fate qualcosa che vi piace, che vi fa piacere fare. E ci sono dei momenti nella vita in cui si ha bisogno anche di una lettura così leggera come questi libri di questa saga. Io non ho letto gli altri, però credo che comunque siano tutti sulla stessa linea, quindi leggerò comunque poi anche gli altri. Non mi soffermerò troppo sul libro e sulla trama perché trovate il video specifico con tutti i dettagli. Quindi questo è un video, diciamo, carrellata, tanto per condividere con voi le mie letture, ma non per fare le singole recensioni, perché quelle le trovate già sul mio canale. Altro libro che mi è piaciuto tantissimo, Gli Annientatori di Gianluca Morozzi. Diciamo che io ho letto solo due libri di Gianluca Morozzi, ma sta diventando il mio autore preferito. Mi piace tantissimo il suo stile, mi piace il fatto che vada un po' fuori dalle righe, vi fa proprio vedere il lato oscuro, che più oscuro non si può, delle persone, però sono tutte cose verosimili, cose che potrebbero teoricamente succedere. E lui ve le mostra, ve le sbatte proprio davanti, senza nessun tipo di pregiudizio, senza nessun tipo di censura. Ed è un autore che mi piace proprio per questo. Questa è la storia di uno scrittore abbastanza fallito, diciamo così, che pensa solo alle donne, che non ha mai un posto dove stare, poi riceve un'ospitalità gratuita da parte di una persona che conosce appena, a dire la verità, lo ospita in casa sua, diciamo che gli offre casa sua più che ospitarlo, dicendogli che lui deve andare a fare un viaggio per un po' di mesi, non sarà a casa. Lui accetta e poi si ritrova
trova in un contesto di vicini di casa un po' inquietanti, molto invadenti e succedono delle cose veramente incredibili. Non vi dico altro perché questo è un libro che dovete leggere se volete veramente entrare all'interno di questa storia. Comunque ho fatto la recensione, la trovate sul mio canale ed è un libro che io vi consiglio solo se non siete troppo sensibili, perché se siete sensibili questo non è un libro che fa per voi. Altro libro che ho letto e che mi è piaciuto molto, Pronti a credere, I fantasmi invadono Torino di Maurizio Garzara. Io ho conosciuto questo libro grazie a Riccardo del canale True Colors, canale che io spero in futuro, non si sa mai, riprenderà la sua attività, ma che per il momento è in pausa. Comunque è rimasto pubblico, quindi io il canale ve lo lascio comunque giù in info box perché ci sono tutti i video che lui ha pubblicato prima e che potete andare a vedere tranquillamente. Approfitto di questa cosa per mandare un grande abbraccio a Riccardo. Questo è un libro comunque che mi è piaciuto tantissimo, è stato scritto da un suo amico che è appunto Maurizio e che racconta la storia di quattro ragazzi che sono impegnati nel tentativo di salvare la città di Torino dall'imminente rischioso risveglio di un faraone, perché c'è un'antica società segreta che vuole risvegliare questo faraone. Non vado nei dettagli perché ho già fatto la recensione, quindi trovate comunque le specifiche, diciamo, e qualche dettaglio in più della storia nella recensione. Comunque è un libro che mi è piaciuto, che ho letto molto volentieri, molto scorrevole, molto leggero, che mi ha fatto passare veramente delle ore piacevolissime. Altra lettura del 2019, La stanza della tessitrice di Cristina Caboni. Questo è un libro che mi è piaciuto moltissimo, non mi ci soffermo troppo perché anche di questo trovate la recensione sul mio canale, però è un libro molto delicato, mi è piaciuta molto l'autrice, voglio leggere anche altri libri di Cristina Caboni perché l'ho trovato uno stile di scrittura molto scorrevole e molto delicato. Sicuramente è un libro leggero, un libro che si può leggere per rilassarsi, per ritrovare quel momento di benessere e anche per sognare un po', perché questo in particolare parla proprio di sogni e di desideri da realizzare, parla di una storia d'amore, racconta la voglia di indipendenza e di successo di una donna, che è una donna che ha avuto una vita un po' particolare perché è stata adottata da una ricca famiglia, ma nonostante questo vuole costruirsi la sua indipendenza e vuole farlo realizzando degli abiti un po' speciali, perché per lei la sartoria non è soltanto mettere insieme dei pezzi di stoffa e cucirli, ma riuscire a costruire degli abiti che siano in grado di infondere sicurezza in chi li dovrà indossare. Quindi ha questo obiettivo, diciamo, un po' speciale e per fare questo ricicla in un certo senso vecchie stoffe. Quindi praticamente realizza questi abiti con delle stoffe che hanno un significato particolare per chi dovrà indossare il vestito. Ha questo obiettivo che però viene interrotto dal richiamo al capezzale di quella donna che è stata un po' come una madre, lei non sta bene, la richiama e le chiede aiuto, le mostra un baule, le fa vedere degli abiti che hanno un segreto, nelle cuciture hanno un piccolo sacchettino con all'interno una frase di augurio per una vita felice, rivolta ovviamente alla persona che dovrà indossare l'abito. Lei rimane molto sorpresa e molto colpita perché riconosce lo stile, dice che quello stile appartiene a una stilista che è vissuta a Parigi all'epoca della Seconda Guerra Mondiale che si chiamava Maribel e veniva chiamata la tessitrice di sogni, proprio perché nascondeva nelle cuciture degli abiti questi desideri, questi sogni e queste frasi di un augurio appunto felice, per una vita felice. Quindi è incuriosita, la sua ricerca la porterà fino a Parigi e le farà scoprire un sacco di cose che non vi svelo. È comunque un libro delicato che mi è piaciuto moltissimo, si parla di sogni, di sartoria, che comunque a me piace, e di amore. Quindi assolutamente un libro che vi consiglio. Poi ho voluto aggiungere anche due letture specifiche per Halloween, ma si tratta di letture molto leggere, quindi niente di spaventoso. Uno è Mortina,
una storia che vi farà morire dal ridere, e questo è veramente ironico. È un libro per bambini, però l'ho letto anch'io perché in qualche modo mi è capitato tra le mani e mi sono anche abbastanza divertita, devo dire. Molto ben illustrato, quindi mi sono piaciute tantissimo le illustrazioni. È un libro velocissimo da leggere perché l'ho letto proprio in 10 minuti. Quindi una cosa assolutamente apprezzata per trascorrere 10 minuti e farsi due risate. Poi un altro è Storie del terrore da un minuto di vari autori. Sono 72 storie molto brevi, vi faccio vedere quanto sono brevi, ecco al massimo su 2 pagine, ma ce ne sono anche molto più brevi. Ad esempio, guardate, queste hanno poche righe. E sono un pochino di tutti i generi, quindi per ragazzi e per adulti. Quindi trovate storie un pochino più inquietanti, storie un pochino meno inquietanti, ma comunque tutte leggibili anche per i ragazzi, a mio avviso. E questo è un libro che ho trovato molto carino e mi è piaciuto molto leggerlo, perché sono tutte storie a sé. Quindi io potevo leggere magari una storia così mentre aspettavo che cuocesse la cena, per dire, e poi magari lasciare il libro da parte per un paio di giorni, continuando a leggere quello che stavo leggendo, che era un romanzo, e magari riprendere appunto nella classica pausa caffè un'altra di queste storie e leggermelo in questo modo. Quindi l'ho apprezzato proprio per questo motivo. È comunque stato carino leggerlo. Alcune storie mi sono piaciute di più, altre di meno, perché ovviamente sono tante, quindi ci sta che una vi piaccia di più, una di meno, però è un libro che comunque io nel periodo di Halloween mi sento di consigliarvi. Un'altra lettura che ho apprezzato tantissimo nel 2019 è Generazione perduta di Vera Brittain. Non si tratta assolutamente di un romanzo, è la storia vera dell'autrice, sono i suoi racconti di vita vissuta, di vita reale. Vedremo la sua capacità di maturazione, di vedere le cose all'inizio magari in un modo un po' più superficiale quando era molto giovane, ma poi entrare proprio nel vivo della guerra e di capire quanto sia terribile, quindi di fare poi delle riflessioni e un certo cammino di maturazione in un certo senso. Ma non mi ci soffermo perché c'è la recensione sul canale, quindi insomma vi posso dire che è un libro che mi è piaciuto, ma che ho trovato in alcuni tratti abbastanza pesante proprio per l'argomento trattato. È sicuramente scritto bene, in maniera abbastanza scorrevole, anche se in alcuni punti secondo me sono un po' troppe le descrizioni, un po' lento, però questo ovviamente è solo il mio punto di vista. È un libro comunque che vi consiglio perché tratta un argomento importante e soprattutto vi fa vedere il punto di vista femminile della guerra. Questo perché ci sono tantissimi libri che raccontano storie di guerra, ma la maggior parte di questi sono scritti da uomini e quindi abbiamo una visione maschile. Invece, secondo me, quelli scritti da donne non sono tantissimi, ce ne sono, però non sono così tanti. E quindi un punto di vista più femminile io l'ho apprezzato, quindi ve lo consiglio se vi interessa ovviamente l'argomento. Gli ultimi 2 libri dei quali voglio parlarvi non li ho qui fisicamente con me perché mi sono stati prestati e sono anche i 2 libri del 2019 che proprio io devo bocciare e non mi sono piaciuti. Di uno dei 2 libri trovate la recensione sul mio canale, dell'altro no perché non l'ho nemmeno finito da quanto proprio non mi stava piacendo. Uno è La Devota e trovate la recensione sul canale, ve la lascio magari da qualche parte, comunque è un libro che proprio non mi è piaciuto perché mi è sembrato a tratti molto assurdo e non mi è piaciuta neanche tanto la storia, non mi è piaciuto per niente il finale, quindi si tratta di un libro che assolutamente io boccio. Comunque la storia di una ragazza che viene rapita da una coppia di folli che fanno parte di una setta e che vedono il mondo tutto a modo loro, hanno un progetto assurdo e particolare di come le cose dovrebbero andare nella loro esistenza e si mettono in testa che per realizzare tutto questo devono per forza rapire questa ragazza e farle avere, diciamo così, un destino un po' particolare che non vi svelo perché comunque se siete curiosi di leggere il libro non ve lo spoilero.
però a me è sembrato assolutamente assurdo. La lettura è abbastanza scorrevole, a dire il vero, quindi non è noioso, però non mi è proprio piaciuta questa storia, non mi è piaciuto come hanno messo i fatti, come hanno gestito i dialoghi, insomma non mi è piaciuto quasi nulla di questo libro. Non mi ricordo se nella mia recensione forse ero stata un pochino più buona, nel senso che forse avevo trovato qualche elemento magari un pochino più positivo. Sinceramente non mi ricordo quello che avevo detto, però vi lascio comunque il video giù in info box. Un altro libro che ho letto nel 2019 è L'ultima riga delle favole di Massimo Gramellini. Devo dire la verità, non mi è piaciuto più di tanto, non ho apprezzato molto quello stile di scrittura. È un cammino simbolico che il protagonista fa per arrivare a riscoprire se stesso e a superare determinati blocchi. Però devo dire che non ho apprezzato molto lo stile, non ho apprezzato molto la simbologia che viene utilizzata, quindi è un libro che non è andato a toccare le mie corde, diciamo così. Non sto dicendo che sia scritto male, perché in realtà secondo me è anche scritto abbastanza bene e l'idea dell'autore è sicuramente una bellissima idea originale. Però a me non ha coinvolto, mi ha stupito in realtà che non mi abbia presa questo libro, perché comunque a me la simbologia piace, sapete che la studio nei tarocchi, nell'esoterismo, sapete anche che apprezzo gli aspetti simbolici della fiaba, quindi è un libro che in teoria, diciamo sulla carta, avrei dovuto apprezzare. Invece poi quando l'ho letto non mi è entrato comunque nelle corde, non mi ha colpita, non mi ha coinvolta, l'ho trovato a tratti un pochino noioso, un pochino lento e quindi l'ho messo da parte, non l'ho nemmeno finito perché non mi piaceva proprio, quindi ho pensato che continuare a leggerlo forzatamente non era una cosa comunque da farsi e quindi l'ho lasciato a metà. Però ovviamente non vi dico che non sia un bel libro, dico non è piaciuto a me perché non ha toccato le mie corde personali, però magari a voi piace, quindi provate a leggerlo e giudicate voi se è un libro che potete apprezzare o meno. A me sinceramente non ha assolutamente colpita. Questi sono tutti i miei libri del 2019, fatemi sapere se ne avete letto qualcuno di questi oppure se ce n'è qualcuno che avete particolarmente apprezzato. O non apprezzato nel 2019, che sono sempre curiosa. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.